Il comando della Polizia Municipale di Pomigliano d'Arco. Questa è una telecamera che è stata installata per il contrasto ai roghi cronici. Come vedete, qui inizia un rogo e vedete anche che c'è una persona. Questa è una registrazione di un signore, a carico di un signore che è stato sorpreso mentre incendiava. Sappiamo anche che più volte è incendiato, ed ecco qua, vedete il fumo che sale, ci troviamo a ridosso della città di Pomigliano d'Arco, la strada è di campagna, un po' isolata, ed ecco qua come funzionano le telecamere, i risultati oggettivi e importanti che danno. Questo signore oggi è stato denunciato e subisce una procedura penale e non potrà più incendiare nulla. Sindaco. Per noi è una rivoluzione copernicana, perché noi finalmente, anche con queste telecamere del Ministero dell'Ambiente, che si aggiungono a quelle che già avevamo in dotazione e che abbiamo prontamente riattivato fin dall'inizio del nostro mandato, stiamo monitorando tutti i 12 km quadrati del nostro territorio, dove c'è un centro densamente abitato, ma c'è una forte periferia che ha bisogno di essere controllata costantemente, 24 ore su 24, perché questi episodi non si verifichino più. E noi stiamo lavorando proprio per questo, in questa direzione. Gli arresti sono molteplici, le denunce sono molteplici, negli ultimi mesi stiamo ottenendo grossi risultati per testimoniare che Pomigliano ha una svolta in questo senso e che si può porre all'avanguardia del territorio circostante come un comune nel quale questi episodi non sono più verificabili. Comandante Maiello della Polizia Municipale. Sì, al di là della tecnologia che è importantissima, ci vuole la costanza, la passione e la manutenzione. Bisogna crederci come ci crede il Ministro, noi siamo veramente tutti ricaricati positivamente della presenza perché ci dà forza, già lo fa il Sindaco tutti i giorni. E, l'insieme di questa rete fatta di telecamere, da quando le telecamere funzionano quasi tutte a regime, noi abbiamo più di 130 telecamere con lettori targa, devo dire che il fenomeno è diminuito, in alcune zone è diminuito di oltre il 50%. È un'attività che non può essere improvvisata. Le centrali operative devono avere almeno la possibilità di essere attive 12 ore al giorno, perché poi non è che viene fatta in diretta, andiamo a catturare le immagini, sono attività che noi come Polizia Locale mettiamo a disposizione anche principalmente delle forze di Polizia Nazionale. Per noi a Pomigliano il nostro partner, diciamo, privilegiato è l'Arma dei Carabinieri, con i quali ci sentiamo quotidianamente. Io dico al comandante che presenta la stazione, forse anche troppo spesso, perché c'è uno scambio informativo importante. Quindi c'è da dire che le telecamere di terra di fuoco poi vengono utilizzate anche per altri, perché non è che hanno la selezione, ma sono servite anche per altre operazioni di polizia. Siamo contenti di avere altre telecamere perché ci serviranno principalmente per fare un'attività molto pratica, che è quella di sostituire le vecchie telecamere e renderle in pochi giorni, perché se dovessi rifare l'impianto da capo, devo ritracciare la linea. Invece lì noi togliamo la periferica vecchia, che per capirci tutti hanno un cellulare da un megapixel, e mettiamo le nuove che sono da 2 megapixel. Vuol dire che se prima vedevo una persona a 10 metri, oggi riesco a leggergli la targa a 20 metri. E per noi, ai fini investigativi, è importantissimo. Grazie. Grazie, adesso noi ci spostiamo immediatamente sul territorio. Andiamo a vedere come funzionano queste telecamere.